Amiche e amici di Super J, buongiorno, ben ritrovati a questa nuova puntata di A Colazione. Come ogni lunedì siamo a Teramo, oggi parleremo di sport nella maniera più ampia del termine. Abbiamo l'ospite non giusto di più, perché torna a trovarci il presidente del CSI Teramo, Angelo De Marcellis. Buongiorno Angelo, bentornato. Buongiorno, buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti. Allora, prima di cominciare, io lo state vedendo anche nel sottotitolo, è un anno particolare, importantissimo per il CSI in generale, proprio il centro sportivo italiano che festeggia gli 80 anni. Il CSI Teramo non è ovviamente da meno, e appunto vi faccio vedere questo Deplian, il manifesto appunto di questo ampissimo cartellone che si intitola Estate, ovvero Sport Territorio in provincia di Teramo. È un maxi evento, verrebbe da dire, Angelo, con il quale il CSI Teramo festeggia anch'esso insomma gli 80 anni. È un anno particolare per il CSI, che davvero darà ancora più lustro al centro sportivo italiano, che appunto da 80 anni si fa promotore dello sport, io direi a livello più nobile del termine, Angelo. Ah sì, diciamo che sono 80 anni di storia molto, molto intensi, molto credo anche significativi per la storia dello sport italiano. Il CSI nazionale compie 80 anni perché nasce nel 44. A Teramo, in provincia di Teramo, il CSI nasce nei primi mesi del 45, e quindi abbiamo scelto di festeggiare questa ricorrenza a cavallo tra i due anni, certo, quindi nella certo. stagione sportiva 2024-2025. E quello che vedi è solo la prima parte del calendario degli eventi, cioè quello che si svolgerà da qui a 40 giorni, e sono circa 24 eventi riportati nel calendario, ma sono già arrivati praticamente a 30, esatto, perché nel frattempo la vivacità anche delle nostre associazioni sportive sul territorio rappresentano il nostro avamposto nelle varie realtà, nelle varie località, nei comuni. Questo che contraddistingue la forza del CSI è proprio la presenza territoriale, la capillarità. Capillare, esatto. E quindi è proprio con loro, con le associazioni, con i cittadini che vogliamo celebrare questa ricorrenza, e lo abbiamo iniziato a fare già dalla scorsa settimana, perché abbiamo avuto eventi molto importanti, e quest'anno alcuni di questi eventi, la maggior parte, rientrano anche dentro una progettualità che stiamo portando avanti con l'ADSU, attraverso il progetto ADSU Proter, che è finanziato dall'Unione Europea attraverso il programma Next Generation EU. È un progetto che coinvolge 16 comuni del nostro territorio e punta proprio a cercare di avvicinare le persone, soprattutto i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, alla pratica sportiva, agevolandole in tutti i modi, anche attraverso la partecipazione gratuita, cioè ai campionati, dei voucher per l'adesione alle attività delle associazioni, delle palestre, delle piscine. E tutta una serie di azioni, anche avranno possibilità di partecipare gratuitamente a escursioni, cicloescursioni. È un progetto significativo per il quale il CSI poi si è aggiudicato una gara pubblica attraverso una procedura di affidamento, e attualmente siamo impegnati per i prossimi 15 mesi nella gestione di questi servizi nei 16 comuni. Io infatti, insomma, avete capito anche da come sta dicendo il presidente Angelo De Marcellis, che il programma è molto molto ricco, perché appunto si festeggia un evento davvero importante, gli 80 anni del CSI in Italia. Io vi invito anche tramite canali social super aggiornati del CSI Teramo a visionare gli eventi, perché davvero, presidente, sono tantissimi, si trova davvero di tutto, cioè si va veramente, non lo so, da una cicloescursione a tornei, insomma veramente. E tra l'altro tu vieni dalla giornata di ieri sera, dal Palio delle Contrade a Montepagano, che mi dicono insomma abbia avuto un grandissimo successo. Ma questo per dire la varietà, presidente, degli eventi, degli sport in questione. E poi mi riallaccio a quanto detto poco fa, il discorso del finanziamento da parte dell'Unione Europea con Next Generation EU, cioè
si è fatto, ti chiedo, un altro step, uno step ulteriore, cioè il CSI, che già comunque è un'associazione, diciamo una realtà molto importante che è operativa su diversi fronti, mi pare di capire che si è alzato ancora di più il livello praticamente, Angelo. Ma sì, diciamo che soprattutto nel legame con le progettualità di origine europea siamo entrati dallo scorso anno in maniera molto importante, perché abbiamo anche avuto l'aggiudicazione di altri due bandi quanto riguarda la linea Next Appennino, di cui parleremo nelle prossime settimane, perché riguardano anche qui temi molto ampi, molto ancora non pubblicizzati, ma è un settore che ci interessa tantissimo, perché ci permette di fare meglio nostra mission, quindi soprattutto di valorizzare il lavoro delle associazioni sul territorio, di valorizzare la possibilità di fare sport in maniera migliore a tanti sportivi della nostra zona. Quindi è per questo che ci impegniamo in queste progettualità, che sono anche molto difficoltose sul piano procedurale, sul piano dei permessi, insomma i vari cavilli che bisogna è tutto molto affrontare. Complesso, diciamo che in termini di tranquillità stavamo molto meglio qualche mese fa, adesso diciamo i ritmi si sono intensificati tantissimo, però è chiaro che la risposta che poi possiamo dare, come in questo caso, a tante realtà sportive è importantissima. Lo dicevi, lo hai anticipato tu, sono reduce da un weekend a Montepagano, in particolar modo particolarmente intenso. In realtà avevamo iniziato già il 22 a Colle d'Oro, esatto, dove abbiamo presentato alla comunità il progetto, perché c'è proprio una riqualificazione di un impianto che verrà fatta proprio lì. E poi nel weekend convegno, con sabato abbiamo avuto la presenza straordinaria di Roberto Cammarelle, tre medaglie olimpiche in tre olimpiadi diverse, la presenza del commissario tecnico della nazionale di paraciclismo Pierpaolo Addesi, un convegno moderato anche da Mario Mattioli, storico giornalista Rai, della Rai, certo, che ha narrato tante vicende, tante imprese epiche proprio di Cammarelle, no? E quindi in questo frangente abbiamo avuto modo di confrontarci anche sulle Olimpiadi, su come l'Italia è impegnata in questo, diciamo, i risultati dell'Italia, ma anche abbiamo fatto un excursus storico, no? Siamo ripartiti anche dalle origini, dalle Coubertin, dal fatto che Casa Italia abbia scelto, che l'Italia abbia scelto come sede le Pré-Catelan, che è dove tutto ebbe origine, dove De Coubertin riunì tutta una serie di intellettuali dell'epoca e lanciò la sua idea, che poi due anni dopo si concretizzò con le Olimpiadi moderne ad Atene. Là davvero veramente realizzare l'utopia, io riprendo un po' le parole del prof Claudio Mazzaufo che ho usato la settimana scorsa e che ha anche detto in maniera pubblica, appunto, veramente ai giochi olimpici si realizza la società utopica. A proposito di giochi olimpici, il nostro collega Matteo Falzon qualche settimana fa ti ha fatto anche un'intervista, perché il presidente Angelo De Marcellis è stato testimone visivo con appunto la presenza ai giochi olimpici di Parigi. La prima domanda è semplice, Angelo, le tue sensazioni, perché io ancora non ho questo onore, questo piacere di assistere a dei giochi olimpici, spero di farlo quanto prima, però ecco, le tue proprio sensazioni umane, sensoriali, di essere lì a quello che secondo me è l'evento più bello di tutto il pianeta. Sensazioni tantissime, devo dire per la maggior parte positive, perché è stato un evento grandioso, no? È stato un evento, già le Olimpiadi di per sé sono un evento straordinario. Poi devo dire, ero stato a Parigi 10 anni fa, ho notato una città fortemente cambiata, anche in periferia c'è una grande cura, un grande ordine, e questo aiuta tantissimo ad ospitare anche un evento simile. Chiaramente ci sono state delle difficoltà, come tutti hanno evidenziato soprattutto le difficoltà, quindi
la percezione che magari si ha, che ho anche avuto andando in giro, è quella di un evento non riuscito. Voi considerate che dentro l'Olimpiade ci sono 40 discipline sportive, esatto, quindi magari ce ne sono magari un paio che sono andate un po' male, con gravi colpe, per carità, perché magari la Senna è stata una sede impropria delle, esatto, attività, è stata una forzatura, una cocciutaggine voler insistere su quell'evento. Io peraltro ho assistito a entrambe le corse di fondo, di nuoto di fondo, quindi femminile. Eri lì presente proprio in loco, ero in loco, diciamo, femminile e maschile, e chiaramente diciamo era una sede di gara un po' anomala, sia per la corrente sia perché la densità dell'acqua, certo, a volte c'erano dei detriti che coinvolgevano un po' questo, diciamo, effettivamente è stata una forzatura diciamo, insistere, sì, su questa cosa. Mi dicono anche il ciclismo ha avuto dei problemi sulle sedi stradali, io stesso ero ancora in Italia, ho visto degli scivoloni incredibili, quello è legato anche forse un po' al fatto che la pioggia si mischiava magari a detergenti del, sì, esatto, esatto. Il nostro ciclista stesso ha rischiato una brutta caduta, sì, poi adesso, sì, mi sfugge il nome, mi perdonerete, però insomma ricordo Filippo di averlo Ganna, visto, sì, esatto. Filippo Ganna ha avuto una scivolata, poi si è ha fatto un miracolo lì, ma lo stesso vincitore della gara è caduto proprio a pochi, certo, a pochi metri dall'arrivo, rischiando di perdere la leadership, esatto. Quindi, poi mi dicono che c'erano buche in quel tratto di strada, che c'erano delle imperfezioni, ma diciamo al di là di questi dettagli, io ho riscontrato, ho avuto anche la possibilità di parlare con tanti atleti, perché la bellezza di questa manifestazione è che si incontravano atleti seduti al bar, che passeggiavano insieme a noi a vedere, esatto, a visitare i musei, esatto, esatto. E quindi siamo stati con Simone Giannelli ad esempio, e poi ho avuto l'opportunità di essere, in realtà il motivo principale per cui sono andato a Parigi è che sono stato invitato a un convegno che si è svolto proprio a Casa Italia, quindi ho interloquito con un numero importante di atleti della delegazione italiana, e la maggior parte mi ha parlato di una buona accoglienza anche al villaggio olimpico, certo, di cui si è parlato in maniera abbastanza critica, probabilmente delle difficoltà dei primissimi giorni sulla mensa, sulle disponibilità, sono state immediatamente risolte, perché tutti quelli con cui ho parlato nella seconda settimana di gare sono stati dei commenti più che positivi, e quindi è chiaro che la mia percezione è questa, poi ognuno ha la propria, certo, visione, ha la propria soggettività, chiaro. Noi ci fidiamo di quello che ci viene detto. Io con i miei occhi ho visto un evento ben organizzato, l'impiantistica sportiva a livello indoor è di un pianeta superiore. Io ti, a tal proposito, apro una parentesi, poi ti ridò la parola. Io sono rimasto estasiato davvero dal set della scherma. La scherma che era nella sala dell'esposizione, se non sbaglio, dell'Expo, insomma, con gli schermidori che scendevano, vabbè, ovviamente chi l'ha visto sa di cosa parlo, scendevano da delle scale in ferro battuto, liberi, cioè lì credo che a livello di scenografia gli stessi cronisti Rai, insomma, sottolineavano questo, dicevano: ragazzi, siamo davvero in una sorta di teatro, insomma, anche lì credo, come giustamente dicevi, ti ho detto, impiantistica indoor veramente all'avanguardia, contando poi anche degli edifici storici che sono, sì, stati usati proprio per queste, sì, sì, per queste competizioni. La scherma si è svolta nella prima settimana, quindi non ho potuto assistere alla scherma, ma ho parlato con un paio di schermitrici, di cui una sarà proprio ospite nelle prossime settimane, quindi anticipiamo qualcosina. A Roseto, l'8 settembre, la festa dello sport a Roseto, ci sarà Francesca Palumbo, medaglia d'argento nel fioretto a squadre, peraltro lei è della Basilicata, quindi lucana, e avrà uno spazio speciale, sentiremo la sua testimonianza, e mi ha detto: ti sei perso un grande spettacolo, perché anche noi stesse non abbiamo mai gareggiato in uno scenario simile. Era veramente incredibile, suggestivo, sì. Io per esempio sono stato alla Defensa Arena a vedere la pallanuoto femminile in particolare, ed è stato uno spettacolo già solo entrare al palazzetto. Sono stato allo Stade de France il 7 agosto,
Anche lì credo che insomma qualche brivido ci sia venuto. Diciamo, io purtroppo poche settimane prima avevo fatto la visita di San Siro. Ahimè, ecco. Devo constatare un gap. C'è, diciamo, c'è. Però appunto stai paragonando addirittura a San Siro, quindi come per dire, se San Siro viene eclissata dallo Stade de France ai Giochi Olimpici. E le condizioni, al di là di quella che è la cartolina esterna, certo. Le condizioni delle, cioè io non mi permetterei di aprire uno stadio alle visite pubbliche in quelle condizioni, insomma, non è uno stadio che merita in questo momento di essere visitato. Siccome andiamo in, come si dice, anche in medias res, traggo spunto da quanto mi dici, non è che ho domande, diciamo, qui scritte. Io direi che il miracolo Italia, in generale parlo, proprio anche dei Giochi Olimpici, sia questo, Angelo, perché purtroppo, e tu ne sai anche qualcosa col discorso CSI, che più volte abbiamo affrontato questi argomenti, discorso impiantistica. L'Italia, nonostante sia agli occhi di tutti una delle nazioni più forti, cioè riesce a competere nonostante, diciamo, un'impiantistica che spesso non è all'altezza, in generale, forse nel Nord Italia sì, però andando centro-sud la situazione già è molto più critica. Facciamo dei miracoli letteralmente, siamo, non lo so, abbiamo quel quid in più, forse abbiamo quella motivazione in più come nazione, però davvero, per farvi capire come, e chiedo anche a te il tuo parere, veramente si può parlare un po' di miracolo Italia, cioè visti i nostri mezzi a disposizione, soprattutto per gli impianti, Angelo. Sì, diciamo, anche qui i dati ci vengono in soccorso per fare delle analisi un minimo fondate, nel senso che se vogliamo parlare di sport di alta prestazione, quindi laddove servono impiantistiche sportive all'avanguardia, noi possiamo dire che della delegazione italiana, che contava oltre 400 atleti, solo 63 appartenevano al centro-sud. Questi 63 atleti, se andiamo a vedere nome per nome, persona per persona, pochissimi, si contano sulle dita di due mani quelli che si allenano e vivono quotidianamente al sud. Tutti gli altri si allenano a Roma, al certo. Massimo, più a sud possibile, Roma oppure Formia, esatto. Dove sono i centri tecnici, esatto. Apposta. Gli altri addirittura vivono in Emilia Romagna, in Lombardia, e quindi si aggiungono, diciamo, per pratica alla maggior parte degli atleti che provengono proprio dal settentrione. Questo io lo imputo ad un fatto gestionale, cioè ad una maggiore utenza di questi impianti che permette loro di essere più competitivi, più all'avanguardia. Ovviamente laddove un impianto sportivo è poco frequentato, anche poche entrate dirette e indirette, chiaramente viene lasciato diciamo in condizioni di minore capacità. Non, certo. È il caso di San Siro, perché certo. San Siro, ma c'è evidentemente una, però appunto tu hai parlato di San Siro, cioè siamo a Milano, siamo uno poi degli stadi più importanti del mondo, non solo d'Europa, quindi hai reso perfettamente l'idea. E ritorno al fatto sul discorso che sei stato invitato appunto a Parigi a partecipare al convegno a Casa Italia, lo stesso presidente mi ha fatto, insomma, un grande regalo, ho avuto l'onore e il piacere di confrontarmi con Baldini, un bellissimo convegno del CSI di qualche anno fa. Baldini, che è cresciuto, tra l'altro si è formato proprio all'interno del CSI, medaglia d'oro ad Atene 2004, ma non solo, davvero uno degli atleti più forti. Io ti chiedo se insomma vedi forte la presenza del CSI all'interno proprio del movimento, che poi si riflette anche nei Giochi Olimpici. Cioè, secondo me c'è questa unione, cioè si rinforza sempre di più il discorso del CSI che promuove lo sport, innanzitutto l'attività sportiva per tutti, quindi discorso di inclusione, uguaglianza, quindi in ambito sociale. E poi addirittura può dare anche atleti, cioè come per esempio un Baldini di turno che si può formare all'interno del CSI e poi diventare anche un campione olimpico. Vedi ancora più forte questo, diciamo, questo rapporto tra CSI e il mondo dello sport professionistico poi, Angelo? Sì, diciamo che spesso è un rapporto a senso unico, nel senso che lo sport di base dà tanto allo sport di vertice, più raramente lo sport di vertice restituisce alla base.
Beh, ad esempio in occasione delle Olimpiadi questo viene fatto, perché dopo le Olimpiadi c'è sempre una grande richiesta di sport, certo, da parte dei cittadini, soprattutto dei più piccoli, e quindi c'è una forte promozione. In questo momento mi dicono tante associazioni sportive, soprattutto quelle pallavolistiche, che sono subissati di telefonate per ripartire con le attività. Noi gestiamo un impianto proprio qui vicino alla palestra Molinari, che è un impianto prettamente pallavolistico, e insomma abbiamo una corsa a richiedere orari, perché si aspettano un boom di iscritti. Ma quello che è più importante non è tanto la quantità, ma la qualità delle testimonianze che vengono fornite, perché poi quello che a noi interessa, dobbiamo sempre ricordarcelo, non è raggiungere la medaglia olimpica, ma che sarà raggiunta da uno su un milione, certo, dei praticanti, certo, che noi abbiamo, ma avvicinare lo sport alla vita delle persone, creare degli stili di vita sani. Lo ha ricordato anche il professor Mazzaufo nell'intervista che gli hai fatto pochi giorni fa: lo sport di vertice fa bene solo a chi lo guarda. Ma quindi... ci sono state anche dichiarazioni di atleti, ad esempio come Tamberi, ma non solo, che hanno detto, cioè, appunto, dicono chiaramente: un attimo io devo staccare, devo dedicarmi agli affetti, devo pensare un attimo ad altre cose, perché paradossalmente fa male, io uso questo termine, sì, sì, ma in realtà davvero lo sport a livello professionale agonistico, poi a livello estremo è logorante, ecco, verrebbe da dire. Parliamo di persone che si allenano 10-12 volte a settimana, quindi sono almeno assolutamente. Quindi parliamo di impegno mentale innanzitutto, certo, e un impegno fisico logorante. Tutt'altra cosa è un'attività sportiva che viene fatta nel tempo libero di persone che hanno altri impegni, altre situazioni, ed è quello poi che promuoviamo noi: sport per la cittadinanza, sport per i più piccoli. Quello fa assolutamente bene, invece lo possiamo sottolineare, sì, però insomma va anche ricordato che lo sport di prestazione è un'altra cosa, perché chi lo vuole fare per professione sa benissimo che va incontro a questi rischi. Oggi si è sempre più consapevolezza di questo, e quindi anche i vari atleti che incontriamo magari si portano qualche acciacco. Qualche mese fa abbiamo avuto ritrovato ancora una volta la presenza di Sergio Brio qui a Tero. Lui da poco aveva fatto gli interventi a entrambe le ginocchia, operato proprio dal professor Cerulli, quindi c'era anche questo legame, esatto, con la, esatto, con la è normale, fisiologico, che avvenga questo. A livello, perché mi pare già di intuire, lo hai detto per il discorso della pallavolo, sicuramente, ecco, siamo nel post giochi olimpici, quindi come dire, c'è questa attenzione maggiore allo sport, soprattutto per il discorso dei più piccoli. Mi hai già fatto capire che le iscrizioni per la pallavolo ne sono tante. Come sta andando a livello proprio di numeri? CSI che comunque continua a crescere, anche per quanto riguarda proprio il discorso del CSI di Teramo, Angelo. Sì, noi diciamo siamo anche quest'anno, supereremo il record di tesseramenti e di affiliazioni, abbiamo un numero importante, abbiamo una proiezione che va oltre i 20.000 lo scorso anno, e ovviamente anche questo è merito del grande impegno delle associazioni sportive sul territorio, dei dirigenti, delle donne e degli uomini che si impegnano quotidianamente al coinvolgimento delle attività, ovviamente anche del personale del CSI, certo, penso a quello che lavora a livello centrale, ma anche gli arbitri, i giudici, gli animatori che vanno nelle scuole. C'è un grande fermento e siamo, anche i numeri poi ci danno la conferma di questo. E, insomma, andando verso questo traguardo degli 80 anni è importante festeggiarlo con un traguardo oggettivo. Assolutamente. Hai parlato della presenza, lo ricordo anche l'8 di settembre, festa dello sport Roseto degli Abruzzi, Francesca Palumbo, che ha vinto la medaglia d'argento nel fioretto ai Giochi Olimpici di Parigi, ma Francesca Palumbo non è l'unica testimonial, l'hai detto anche tu stesso, ce ne saranno diversi.
insomma, tanti nomi anche per questa stagione particolare, per festeggiare gli 80 anni. Sì, sarà con noi Massimiliano Rosolino due giorni per Amana, il 14 e il 15 settembre, 14 per Sport sotto le stelle, e il giorno successivo riproporremo con lui, che è un grande appassionato di animali, la maratona a sei zampe, quindi dalle 10 a Teramo avremo questa passeggiata che percorrerà le vie della città, conosceremo anche diciamo alcuni luoghi simbolo con la presenza del giovane Francesco e Giulio Antonio, che ha un po' da guida. A questo proposito saluto il consigliere CSI Gigi Provisiero, che è fortemente impegnato in questo. Lo salutiamo anche noi. E Renzo Miracoli, che ha dato un valore aggiunto con la sua presenza a questa iniziativa. E poi avremo successivamente il 22 settembre a Campli Borgo Sport un altro olimpionico, esatto. In questo caso del canottaggio, Luca Chiumento, che insomma è un giovane padovano che si è distinto, è un bravissimo ragazzo che vuole, insomma, con piacere ha raccolto il nostro invito di venire a raccontarci la sua esperienza olimpica, porterà la medaglia proprio per toccare, per farla vedere praticamente, anche che è stata realizzata anche con dei pezzetti della Torre Eiffel, esatto. Quindi esatto. Avremo modo di constatare la fattura di questa medaglia, come del resto farà Francesca Palumbo l'8 settembre a Roseto degli Abruzzi. E poi questo programma, che è solo l'inizio, ripeto, all'inizio, ma ce ne sono di eventi, ce ne sono. Si concluderà con la presenza di Giusy Versace, nel pomeriggio saremo a Castelli per una testimonianza con i ragazzi delle scuole, e in serata ci sarà la convention di presentazione della stagione sportiva, che praticamente al santuario di San Gabriele, e attribuiremo proprio a Giusy, dopo diciamo esserci confrontati con una giuria appositamente allestita per l'occasione, per il premio San Gabriele per lo sport, attribuiremo questo premio che negli anni scorsi è andato, come tu ricorderai, a Stefano Baldini, certo. E successivamente a Massimiliano Rosolino lo scorso anno, e quindi persone che hanno dato una testimonianza importante non solo sulla pista, in un campo, in una piscina, ma anche nella vita, nel quotidiano. E Giusy è una testimonianza di forza, di coraggio, molto importante, ha accolto anche lei veramente con entusiasmo il nostro invito. Lei attualmente è anche parlamentare, quindi certo. Ha impegni, un'agenda fittissima, che ci ha, diciamo, imposto anche di spostare questo evento inizialmente pianificato il 21 settembre al 4 ottobre. Quindi in quanto a ospiti abbiamo un parterre decisamente importante, altri se ne aggiungeranno anche in questo caso successivamente, abbiamo dei contatti molto significativi, alcuni presi proprio a Parigi, quindi contatti caldissimi, e ci apprestiamo a vivere questa esperienza. Quindi un anno davvero davvero importante per il CSI Teramo, con i festeggiamenti per l'ottantesimo anno del CSI italiano, ma appunto poi da lì si partirà con la nuova stagione. Io ne approfitto, perché siamo in chiusura, vi faccio rivedere nuovamente il Deprian, insomma il manifesto di questo evento: estate, sport, territorio in provincia di Teramo, per festeggiare gli 80 anni del CSI. Invitiamo ovviamente a seguire tutti i canali social del CSI Teramo per tenervi informati sui vari appuntamenti. Io ringrazio di cuore il presidente Angelo De Marcellis per essere stato con noi. Grazie, mi permetto di aggiungere una piccola cosa, che è la prossima, che si terrà il primo settembre a mezzogiorno. Il nostro vescovo ci chiama a raccolta, perché in preparazione del giubileo del 2025 terrà una messa a mezzogiorno con tutti quegli sportivi che vorranno aderire in preparazione del grande evento, quindi al santuario della Madonna della Tibia di Crognaleto, dove vediamo anche questo appuntamento, dove abbiamo organizzato per le 8:30 una ciclo escursione e per le 9:30 un'escursione, quindi chi volesse aggiungersi anche a questi appuntamenti può venire prima a Crognaleto a godere della montagna, della sua
bellezza, e poi a mezzogiorno messa con il vescovo, e alle 11 spaghettate tutti insieme come si confà agli sportivi. Lo spirito CSI, diciamo, al massimo in questo caso. Presidente, grazie ancora ad Angelo De Marcellis per essere stato con noi. Grazie. Seguite ancora il canale, i canali social del CSI Teramo. Grazie per essere stati con noi. A colazione torna domattina in diretta alle ore 9. Ciao a tutti.